Questa è una delle situazioni peggiori che possono capitare in una famiglia, anche perché l'altro è un minorenne. Abbiamo intrecci di pedofilia, intrecci di diritto minorile, penale, disconoscimento di paternità, riconoscimento di paternità, affidamento del bambino ai servizi sociali. Il problema anche poi della sorte dell'altra figlia di questa signora, perché è chiaro che se il contesto viene analizzato dai servizi sociali si rischia anche di andare a toccare gli interessi dell'altra bambina. Ecco, io penso che questa sarebbe la classica traccia da dare a un magistrato o all'esame di avvocato sul diritto minorile e di famiglia, perché veramente, innanzitutto, come dice una psicologa Loredana Petrone, la pedofilia femminile è sempre stata tenuta nascosta, è invece il 42% dei casi in Italia. Ed è un tabù. E invece abbiamo due casi di due signore che si accompagnano con ragazzi di 13-14 anni. Negli ultimi 15 giorni sta uscendo fuori una realtà che noi maschi, noi uomini, non abbiamo mai voluto accettare e Incredibile. denunciare. Invece c'è una letteratura giuridico-giudiziaria che Flavia, parla di questo. E quindi. Situazione molto delicata perché c'è una teoria secondo il quale adesso questi casi si stanno moltiplicando così rapidamente perché vogliono portare il fine e quello dello sdoganamento della pedofilia all'interno della nostra società. Cioè è molto rischioso trattare questi temi e farlo con questi, appunto, con questi atteggiamenti, perché la cosa che ho sentito più spesso relativa alla vicenda di Prato era: ah, ma certo, quel ragazzo è stato proprio fortunato, ci fossi stato io quel Questo è il ragazzo. E maschilismo che sono le impera. chiacchiere maschiliste che dobbiamo condannare, che dobbiamo Allora, mettere avere rapporti nell'angolo sessuali e che con dobbiamo. un bambino, soprattutto al di sotto dei 14 anni, è il reato, senza senso, ma soprattutto irrilevante il consenso del minore. Quindi il fatto che il bambino o la bambina ci stiano, diciamo così, prestino il consenso, per la legge penale è irrilevante. Quindi maschio o Sì, però femmina non che tu vorrei, sia, è un reato, non vorrei punto e che si basta. ribaltasse. Siamo tutti al tuo fianco. Qui ci sono dei giornalisti, Maria Antonietta, che vogliono parlare. Ci sono medici, avvocati, giornalisti. Vorrei sentire prima l'avvocato Gassani, che si occupa proprio di diritto di Sì. famiglia. Avvocato, questa Soprattutto di è. violenza in famiglia, Allora, è Maria diventato ormai per Antonietta ha me il pane detto una quotidiano. cosa molto importante. Dice: Sì. io sapevo che lui mi avrebbe fatto del male, ma sono andata a denunciare per i miei figli. Questo ha detto, ed è una delle cose più forti che ha detto. Ma guarda, no, io ormai ogni giorno uno studio legale che si occupa di questa materia deve fare i conti con questa Cosa si realtà. sente di dire a E Maria il Antonietta? problema è questo, che lei non deve assolutamente Tu avere avevi più famiglia. paura, perché la paura è una delle condizioni che espone Niente, ancora di più la niente, donna. cosa Deve andare niente. avanti, denunciare, raccontare tutti i dettagli di questa vicenda, avere fiducia nella giustizia per quello che si può ancora fare, perché considerate che quasi la metà delle donne che sono state assassinate aveva già sporto denuncia. Ne ho parlato l'8 marzo con il telefono rosa a Roma, cioè c'è un fenomeno emergenziale. Tuttavia, la denuncia, la voglia di farsi difendere, assistere, questa non deve mancare. Cioè non deve vivere nel perenne terrore. Anche Però se questo quest'uomo Stato doveva arriva sempre stare in agli arresti domiciliari ritardo, e lì non c'è stato, non era sotto infatti controllo, ha lo preso, se n'è Stato andato e ha arriva fatto quello sempre che in voleva, che ha ritardo. voluto. No, è Ma inutile infatti. dire ben Ma venga allora la legge, l'omicidio dove sta la della. legge? Come No, facciamo infatti. ad essere tutelate se denunciamo? Ed è giusto La denunciare metà sempre, delle ha donne, fatto bene infatti. Maria Sì, Antonietta a sì, sì. denunciare La. sempre, ma le donne devono essere tutelate in maggior modo Assolutamente. rispetto a quello che Allora, sta i accadendo. braccialetti elettronici nel Assolutamente. nostro paese praticamente non esistono, perché ne abbiamo 2000 in dotazione, ma soltanto 400 funzionano. Negli altri paesi, quando un uomo sta agli arresti domiciliari, gli si applica anche questo sistema, anche perché gli arresti domiciliari, che cosa significa? Stare in un condominio, esci di casa e vai dove Tu hai vuoi. Qual è il avuto, c'è controllo? stata violenza Scusate, anche. ancora veramente.